sicuramente nel brevissimo tempo che mi viene dato non vi racconterò tutto quello che fa il centro studi e che pensa di fare. Anch'io, consentitemi, salterò i saluti, abbraccio solo amico Giovanni Margiotta per tutti quanti, Giovanni Margiotta che peraltro è stato per alcuni mesi un attivo consigliere del centro studi. Il centro studi, come sapete, è sostanzialmente un gruppo di uomini che utilizzano le loro competenze, le loro capacità, la loro abilità per produrre indagini, studi, ricerche, analisi che riguardano il mondo ordinistico e l'ingegneria in generale. È una realtà molto più antica, più vecchia rispetto alle ultime di cui abbiamo sentito parlare, quindi esiste da molto più tempo, ma negli ultimi tempi ha avuto delle trasformazioni molto rilevanti. Un ruolo importante nel centro studi è quello del consiglio direttivo e io qui colgo l'occasione per ringraziare i miei colleghi dell'attività veramente egregia che compiono all'interno del consiglio direttivo, il quale ha funzioni di indirizzo, di programmazione delle attività del centro studi. In passato il centro studi era poco percepito all'interno della nostra categoria e devo dire, probabilmente nonostante le sue attività, le sue produzioni fossero di sicuro valore culturale, questo valore era più conosciuto e percepito al di fuori della categoria che all'interno. Questo forse perché non vi era una diretta correlazione fra le attività che il centro studi svolgeva e quello che poi avrebbe dovuto essere la conseguente azione politica degli organismi di vertice. Tutto questo è cambiato con l'avvento del nuovo Consiglio nazionale e del nuovo Consiglio direttivo e il centro studi è diventato veramente funzionale all'attività del Consiglio nazionale. Addirittura, oserei dire, è diventato una sorta di braccio operativo, prova ne sia che questo congresso quest'anno è stato organizzato per tutta la parte contenutistica dal centro studi, quindi non ci si è più rivolti ad organismi esterni come accadeva negli anni scorsi. Questo naturalmente impone dei rapporti fra gli organismi direttivi che sono naturalmente più complessi di quanto potessero essere in passato, ma questo naturalmente non rappresenta un problema in quanto poi l'efficacia dell'azione compiuta sia dal centro studi sia dal Consiglio nazionale credo sia sotto gli occhi di tutti. Abbiamo davanti una nuova sfida ora con l'avvento della fondazione. Dovremo rivedere un po' tutta la nostra organizzazione interna, dovremmo vedere di fare dei riposizionamenti, dovremmo cercare di trovare delle sinergie sempre più efficaci in modo che comunque questa azione sia del Consiglio nazionale sia del Centro Studi continui ad essere proficua per la categoria. Un'ultima cosa vorrei dire, un'attenzione particolare che questo Consiglio ha posto è stata quella di rivolgersi molto di più agli ordini e ai loro iscritti. Questa direi è la nostra missione particolare, almeno di questa consigliatura e cerchiamo di fare il più possibile per essere vicini alle esigenze degli ordini. D'altra parte tutti i consiglieri
del consiglio del centro studi provengono dagli ordini, sono stati o sono presidenti di ordini, quindi hanno una esperienza consolidata e una conoscenza molto, molto precisa di quelle che sono le esigenze della categoria. La mia personale visione del futuro del mondo ordinistico è che sia sempre più, che diventi sempre più un network, un sistema. Qui abbiamo sentito parlare nei giorni scorsi di smart grid, ma se non siamo noi in grado di creare una vera smart grid con il nostro complesso sistema, è inutile anche parlarne in termini un po' più astratti. E io credo che l'attività che ci si presenta in futuro deve essere proprio quella di cercare di coordinarci il più possibile e permettere appunto a sistema e un sistema efficace e funzionante tutto il nostro mondo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. A questo punto